persone. E la cosa secondo me ancora più interessante è che questo tema è stato affrontato da una classe composta tutta da ragazze, è la 4C, Erika dell'Istituto Economico Bassi. Come sapete è un incontro che viene proprio realizzato, studiato, progettato dalle classi, e per quest'oggi abbiamo poi anche due ospiti che le vostre compagne vi presenteranno. Allora, entriamo subito nel vivo della questione e iniziamo, le vostre compagne hanno deciso di iniziare in un modo abbastanza forte con un video dei Modena City Ramblers, sono andata a leggere il nome perché io non conosco il nome, voi ovviamente sì, si intitola Ebano e introduce in modo anche abbastanza originale il tema della giornata, ossia casta e prostituzione. Porta ancora il profumo dell'Ebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduto, un bacio a mia madre non mi sono voltato, nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita, così laggiù ho ben presto imparato, che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna, dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosba, paredo te, formine. Ebano. Spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto, raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi e una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappata verso Bologna con poca speranza, da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, c'è cosba, paredo te, formine. Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano.
forse passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia, lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla. Qual è la differenza? Che cosa? Qual è la differenza? C'è una differenza. Io parlerò soprattutto di donne africane, quindi questo video davvero andava benissimo per introdurre il mio intervento. Parlerò soprattutto di donne africane che non hanno scelto di prostituirsi, ma che in qualche modo sono state costrette a farlo. Quindi di donne che hanno lasciato il loro paese, vittime di un traffico che le ha portate dai loro villaggi, dalle loro città, in particolare della Nigeria. Io vi parlerò del caso specifico appunto delle nigeriane. Attraverso delle organizzazioni criminali queste donne sono state portate in Italia, sono state portate anche in altri paesi in Europa e sono state costrette a prostituirsi. Quindi non si prostituiscono per scelta, ma si prostituiscono perché sono costrette a farlo. E quindi c'è una grossa differenza che volevo sottolineare subito dall'inizio. Questo PowerPoint è costruito in maniera molto semplice, molto giornalistica, diciamo, perché appunto questo è il mio mestiere. E quindi sostanzialmente cerca di rispondere a 5 domande, che sono le 5 domande fondamentali a cui tutti i giornalisti dovrebbero rispondere nell'attacco dell'articolo, quando inizia l'articolo. Cosa, dove, quando e perché, partendo appunto da questo concetto di fondo, no? Quindi il traffico di esseri umani con lo sfruttamento sessuale, che è una delle peggiori schiavitù del XXI secolo e che coinvolge migliaia e probabilmente milioni di donne e di minori in tutto il mondo. Chi sono queste donne? Alcuni anni fa, nel 2007 precisamente, sono andata in Nigeria per cercare di capire, e non sono andata da sola, sono andata con un gruppo di persone coordinate da una suora, che è suora Eugenia Bonetti, che poi con me ha scritto il libro, che forse qualcuno di voi conosce e sentito la chiave. Questa suora, che è vissuta 24 anni in Africa, ha scoperto, tornando in Italia, una parte di Africa che qui viveva ancora peggio che nei contesti poveri e difficili in cui aveva vissuto lei. E queste donne erano soprattutto le nigeriane. E con alcune altre religiose o altre operatrici che lavorano in case d'accoglienza qua in Italia, siamo andati in Nigeria per cercare di capire il contesto da cui queste donne vivono, perché anche chi opera come barriere e molti altri in queste case di accoglienza cercando di promuovere un reinserimento sociale di queste donne incontra molte difficoltà a capirsi, molte difficoltà a capire qual è il background da cui queste donne vengono e perché vengono. Poi io dico donne, ma in realtà molte sono ragazze della vostra età, molte sono veramente giovanissime, hanno 16, 17, 18 anni, sono veramente delle ragazzine e in molti casi sono anche delle giovani mamme, perché restano incinta giovanissime o vengono sposate molto giovani. In molti casi anche hanno un livello di istruzione basso, perché il contesto da cui vengono è un contesto anche molto povero, dove purtroppo, poi lo vedremo, le bambine vengono escluse per prime dal sistema dell'educazione. Perché? Perché la famiglia non può permettersi di pagare le tasse scolastiche a tutti, non ha abbastanza soldi, o perché le bambine fin da piccole servono per i lavori domestici, per aiutare con i fratelli più piccoli e così via. In Italia sono dalle 15 alle 30.000 le ragazze nigeriane che sono sulle nostre strade costrette a prostituirsi. E il termine prostituta è inadeguato, non bisognerebbe dire prostitute, ma prostituite, cioè costrette a prostituirsi, costrette a vendere il proprio corpo per pagare un debito e per riscattarsi da questa catena della schiavitù che viene legata. E chi però cerca in sé un sogno, che è il sogno dell'Europa, è il sogno del benessere,
è quello della ricchezza, perché purtroppo anche i media trasmettono un'immagine molto stereotipata dell'Occidente, no? Propone appunto dei modelli di vita, degli stili di vita, di consumo che rappresentano un sogno. Molte partono con questo sogno semplice, non con dei sogni pazzeschi, quello di fare la parrucchiera. Tantissimi hanno in mente questa cosa, vado in Italia a fare la parrucchiera, a lavorare nei negozi di qualche zia, cugina, eccetera, nei negozi etnici e così via. Chi è ridotto a pezzi? Perché lavorando sulla strada per così tanti anni, poi lavorando veramente per le inadeguate, essendo costretti appunto a vendere il loro corpo in strada per tanti anni, sono lacerate dentro ed è molto difficile ricostruire anche il loro vissuto di donne e la loro dignità di donne, di persone che sentono di avere dei valori e che sentono di valere qualcosa. Perché per troppo tempo sono state usate, considerate, trattate semplicemente come dei corpi merce, non come delle persone ma come delle cose che vengono vendute e che vengono comprate. Perché è una schiavitù fatta di catene reali, di sfruttamento, psicologiche e anche occulte nel caso delle nigeriane attraverso i riti del voodoo, che è veramente molto difficile da spezzare. Questa ragazza era stata rimpatriata a forza, ma aveva dei disturbi psicologici evidenti, e ha riconosciuto una delle suore che era con noi, che lavora per la Caritas di Roma, e questa ragazza per tutto il tempo continuava a dire: mi dovete risarcire di tutto il male che mi avete fatto. Risarcire non in termini economici ovviamente, ma in termini di tutto ciò che lei aveva perduto come donna, appunto come persona che ha un valore, come femminilità che era stata distrutta e calpestata perché l'avevano ridotta veramente a una merce. E Katy, che è questa ragazza che vedete con lei, l'abbiamo incontrata a Venezia e lei era appena laureata in psicologia. Katy è una ragazza che è stata trafficata. È stata portata in Italia con l'inganno, ma era una ragazza già con un certo livello di istruzione e una certa consapevolezza. Appena arrivata in Italia lei si è resa conto che sarebbe stata messa su una strada ed è riuscita in maniera rocambolesca a scappare e a mettersi in contatto tramite sua cugina con l'ambasciata nigeriana e ha fatto un rimpatrio assistito. Tornata nel proprio paese, si è laureata in psicologia e adesso, appena finiti gli studi, si stava mettendo a disposizione di una rete di religioni nigeriane che gestiscono anche lì delle case di accoglienza e che fanno un lavoro di accoglienza ma soprattutto di prevenzione per rendere le ragazze coscienti di quello a cui vanno incontro e poi per dare un sostegno anche psicologico attraverso Katy a quelle che appunto tornano traumatizzate. E lei è un bel esempio per dire che la catena di questo sfruttamento si può rompere e che queste ragazze hanno la possibilità di ricominciare una vita e nel suo caso specifico anche di mettersi a disposizione di chi ancora vive il dramma della trauma.